ad Ostia, alle porte di Roma, e siamo in compagnia di Alessandro Polinori per il nostro Eto Tour. Alessandro è vicepresidente LIPU ed è responsabile di un'oasi LIPU qui ad Ostia. E quindi oggi chiacchiereremo un po' con lui su che cosa fa quest'oasi e quali sono i progetti che porta avanti. Quindi intanto lascerei ad Alessandro la parola, quindi chi sei, cosa fai? E un po' presentati e presenta un po' l'oasi in cui ci troviamo. Benissimo, innanzitutto è un piacere avervi qua e poi seguo la vostra pagina, i vostri canali, fate veramente un importante lavoro di educazione ambientale, fondamentale soprattutto in Italia. Io sono appunto Alessandro Polinori, ho 46 anni, sto nella LIPU da quando ho 9 anni, quindi sono cresciuto nella LIPU, è una malattia che non voglio curare e quindi in tanti anni mi sono impegnato in tante campagne, in tante veramente iniziative nel territorio e a livello nazionale che poi appunto mi hanno portato dal lato a riuscire a realizzare quest'oasi insieme ad altri amici della LIPU e poi a diventare vicepresidente, quindi a cercare di portare sempre più la LIPU in alto insieme a veramente tanti soci e volontari. E quest'oasi è una storia molto particolare, io partirei da un'immagine, se mi consenti l'unica immagine che farò vedere, è un Vai, po' bellissimo. bruttarella anche il supporto, ma rende Però l'idea. rende l'idea ancora di più. Questa è la situazione dell'area in cui ci troviamo in questo momento, nel 1990. E questo è il vecchio monumento dedicato a Pierpaolo Pasolini, perché qui appunto il 2 novembre 1975 venne trovato il corpo senza vita del grandissimo artista. E quest'area per decenni è stata una zona abbandonata, appunto il monumento giaceva circondato da rifiuti e quindi era pure impossibile commemorare in maniera dignitosa questo grande artista. Cosa è accaduto? A metà degli anni 90 una multinazionale australiana è venuta in questa zona e ha proposto la realizzazione di un oceanario. Che vuol dire oceanario? Volevano praticamente cementificare tutta l'area per fare delle vasche dove far esibire spettacoli, a nostro avviso veramente insostenibili, squali, delfini ed orche, animali meravigliosi che meritano di vivere liberi e che quindi sarebbero stati costretti a vivere in pochi metri quadri. Era un progetto che prometteva migliaia di posti di lavoro e cosa abbiamo detto? Va bene che la zona è una zona degradata, però sostituire al degrado un luogo anche molto diseducativo per i bambini, perché fargli vedere un delfino che salta dentro un cerchio, insomma, non è qualcosa di culturalmente adeguato. Qual fu l'area? Cosa c'è in questa zona fino alla fine del 1800? C'era un'immensa palude che da Ostia arrivava fino al Circeo. Quindi per noi, insomma, appassionati di bird watching, era un vero e proprio paradiso, però c'era un piccolo problema. Perché in questa zona c'era la malaria. Quindi tutta questa zona era invivibile, non si poteva coltivare, non si poteva fare nulla. Quindi iniziò una grande opera di bonifica alla fine del 1800 e quindi quella grande palude venne cancellata. Ma a metà degli anni 90 non c'era più la malaria e le zone umide, noi sappiamo bene che sono quelle più importanti per la biodiversità, cioè per il numero di specie di piante e di animali. Sono veramente degli scrigni incredibili per quante specie possono ospitare. Quindi quale fu la nostra idea? Ricostruire quella palude, senza la malaria però. E iniziamo battaglia, quindi metà anni 90 non c'era Facebook, non c'era Instagram, non c'era Twitter, non c'era là, c'eravamo soltanto noi volontari in carne e ossa che scendemmo per strada con una bellissima idea e raccogliemmo in 2 mesi, oltre le firme dei cittadini di Ossa, contro il progetto di Oceanario e a favore del progetto della nostra. Quindi il sostegno popolare è fondamentale all'inizio e riuscimmo a vincere questa battaglia. Fu tutto un processo, chiaramente un periodo non breve. E nel giugno 2001 aprimmo l'oasi dopo una grande opera di bonifica, l'azione di un lago di 11 ettari circondato da me. Ora purtroppo non possiamo andare, stiamo facendo la chiacchierata, ma ci saranno poi delle occasioni. E quindi abbiamo ricostruito questa zona umida alla foce del Tevere, quindi fondamentale per gli uccelli migratori, che la utilizzano come una specie di autogrill durante le migrazioni lungo la costa. Poi siamo tra il fiume e il mare, quindi la posizione ideale. E poi per tante specie che vengono proprio qui anche a nidificare. Pensate che questo è stato il primo sito del Lazio in cui ha nidificato l'erone rosso, quindi proprio anche dal punto di vista della conservazione della biodiversità. Quest'anno ha nidificato per la terza volta il fistione turco, insomma il tarabusino, tante specie, la morena da baccano, dei contingenti svernanti di decine di individui, insomma è diventato da luogo di degrado a luogo di cultura. Abbiamo in tempi non di Covid circa 20.000 visitatori l'anno da tutto il mondo, ornitologi, birdwatcher, così come cittadini del territorio che vengono in bicicletta e si vengono a fare una passeggiata per ammirare oltre 200 specie d'uccelli che sono state censite nell'oasi e partecipare alle tante iniziative a carattere ambientale che va avanti.
Ecco, prima parlavamo di conservazione, perché come diciamo sempre noi, non può esserci conservazione se non c'è educazione alla base. Quali sono i progetti di educazione ambientale per i bambini, per gli adulti, per i giovani, qua all'Oasi di Pugliostria? Noi lavoriamo moltissimo sull'educazione ambientale, ogni anno abbiamo decine di classi in visita che partecipano a dei progetti principalmente legati proprio alla scoperta di questo scrigno di biodiversità, un grande lavoro di recupero ambientale che c'è stato. Una cosa su cui lavoriamo moltissimo è anche il rapporto uomo-animali selvatici, è una cosa fondamentale, ormai sempre più gli animali selvatici vivono in città, così come nelle aree verdi limitrofe alla città, vivono tantissimi animali molto rari, anche molto, pensiamo ai falchi pellegrini, no? Che pochi anni fa si doveva andare a osservare in Sardegna, ora vivono nel centro di Roma, di Milano. Però qui vivono questi animali. Quindi facciamo proprio un lavoro di questo tipo, prima con una parte di preparazione teorica, poi si esce sul campo anche osservando la natura nelle diverse stagioni, perché poi quello è un elemento molto affascinante. Noi infatti agli adulti consigliamo una visita in oasi, una visita per stagione, perché si vede proprio quel cambiamento, poi cambiano anche gli ospiti, no? D'estate si abbassa il livello dell'acqua, arrivano i limicoli. Perché le loro spiaggette, no? Dove c'è il proprio cibo. D'inverno arrivano le spatole, arrivano i cormorani. Insomma, ogni stagione veramente ha le sue ricchezze. Quindi, anche capire il cambiare delle stagioni, i cambiamenti delle stagioni attraverso le specie di animali che popolano la nostra casa. E poi raccontare il tema della migrazione, che è una cosa che facciamo sempre con i bambini. Pensiamo alle rondini. Poi, io oggi ho una maglietta di BirdLife International, no? Che è il nostro network mondiale, perché poi noi siamo Lega Italiana. Facciamo parte di questo network mondiale che riceve i liquidi di diversi paesi. E questa è una sterna, la sterna artica, più o meno dal polo sud al polo nord, e quindi fa un viaggio. Nella sua vita si è calcolato che percorre circa 6 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Cioè, vanno oltre proprio quelli che sono i fili, e quindi questo ci deve anche a ragionare pure rispetto al rapporto con gli altri esseri umani. Quindi raccontare l'immigrazione degli uccelli, anche per far capire quanto può essere importante tutelare un nido di un animale. Un animale che magari percorre 5.000 km, come la rondine, per tornare al proprio nido, e poi magari abbiamo distrutto il nido di questa Ci rondine. raccontavi prima di che cosa ha fatto la LIPU per proteggere i nidi di rondine? Hai voglia di Sì, spiegarlo brevemente? questo ci teniamo molto come LIPU, da anni portiamo avanti una campagna proprio a tutela delle rondini, e poi dei cugini balestruccio. Insomma, tutti, anche il rondone, anche se non è un parente della rondine, però anche lui va tutelato. E praticamente è stata realizzata una delibera da rondini, che è stata la LIPU ed approvata da oltre 100 comuni italiani, che tutela questi nidi anche non in periodo di nidificazione, perché poi per la legge i nidi degli uccelli sono protetti solo quando sono occupati, quindi quando sono occupati i rondini tornano in Africa quando arriva il freddo, perché loro cercano gli insetti che poi dopo, quindi d'inverno non ci sono. Però la rondine torna ogni anno presso lo stesso nido. Quindi se noi gli distruggiamo un nido, facciamo un gravissimo danno a questa anima che già deve sopportare una missione veramente molto impegnativa. Con questa delibera noi proteggiamo praticamente tutto l'anno questi nidi. Quindi se dobbiamo fare dei lavori, dobbiamo farli quando c'è la nidificazione, e se proprio per qualche ragione anche di sicurezza deve essere un nido, dobbiamo ricollocare accanto un nido artificiale per questi animali. Quindi questa è una cosa molto importante. Da queste i cittadini possono essere sensibilizzati, anche i bambini, anche attraverso la realizzazione di nidi artificiali. E poi, consentitemi di fare una battuta, è pure da fissi distruggere i nidi di rondine. Perché? Perché una rondine, questa famiglia di rondini, mangia centinaia di migliaia di zanzare. Quindi noi ci andiamo a spruzzare delle porcherie, di cui non farò il nome per non fare pubblicità, che magari ci provano pure dei problemi alla salute, la nostra e quella degli animali, quando abbiamo degli insetticidi naturali, rondoni, balestrelli, che ci aiutano. Quindi prendiamo un po', c'è un nido di rondine, abbiamo problemi di escrementi, mettiamo la voletta di legno sotto al nido, tanto non sono elefanti, quindi non fanno escrementi di vari chili, non abbiamo problemi, ma abbiamo la compagnia di animali meravigliosi che sono anche utili Che all'uomo. utili nel caso. Sì. Senti, invece se uno dovesse trovare un uccello ferito, oppure non sappiamo se sia ferito, se sia stato abbandonato, come dobbiamo comportarci? Dobbiamo portarlo in un centro di recupero, l'IPU o un CRAS? Dobbiamo tenerlo in casa e utilizzarlo come pet? Oppure che cosa dobbiamo fare? Allora, questa è una domanda molto importante. Poi in questo periodo siamo veramente contattati quotidianamente da migliaia di cittadini che ringraziamo perché dimostrano grande sensibilità.
Allora, prima di tutto dobbiamo contattare la lingua, perché molte volte ne troviamo difficoltà. L'animale è in difficoltà, è ferito, è un giovane che è caduto dal nido e quindi è stato abbandonato. In realtà, in tantissimi casi, non è un giovane che è stato abbandonato, ma per esempio un merlo, un passero, è semplicemente un giovane che facendo lo stesso a terra. Per questi uccellini, raggiunta una certa età, scendono volontariamente dal nido, non è che sono abbandonati. È proprio una fase naturale durante la quale per giorni e giorni i genitori continuano ad accudirli e gli danno quegli insegnamenti necessari per poter diventare adulti. Chiaramente potrebbe arrivare un datore, potrebbe arrivare un gabbiano, potrebbe arrivare una coracca, potrebbe arrivare un cane, un gatto, ma questo fa parte della selezione naturale. E quindi senza questo momento di selezione purtroppo questi animali non potranno mai diventare adulti. Quindi ci telefonate, magari ci mandate una foto, perché la stessa cosa fanno per esempio i rapaci notturni. Arriva gente, ho trovato questo gufetto abbandonato sotto un albero. Non era abbandonato sull'albero, c'erano i genitori, quindi lo deve lasciare i genitori. Però invece ci sono dei casi in cui vanno raccolti, per esempio quando sono effettivamente caduti dal nido. Pensiamo a un passero completamente privo di piumaggio, che si chiama inetto, quello raccolto. Che sono degli animali meravigliosi, sono con queste alea falce completamente nere, sono dei volatori incredibili, perché i rondoni praticamente fin tanto che arriva il la riproduzione stanno sempre in volo, quindi si riproducono in volo, mangiano in volo, dormono in volo, e quindi un animale del genere quando tocca terra, poiché ha le zampine molto corte attaccate alle ali, non riesce a ridecollare, quindi loro vanno sempre raccolti. Infatti in questi giorni ce ne stanno portando tantissimi, però attatici, perché a volte volendo fare qualcosa di utile agli animali con buona volontà che noi apprezziamo, però in realtà non facciamo loro bene, ma purtroppo creiamo loro un danno, perché gli insegnamenti migliori glieli sanno dare sicuramente. Vi dico una piccola parola, pensiamo agli anatroppi, i germani reali, no? Molte volte la gente trova i germani reali e dice ho trovato la troppola, allora la porto a casa, la levo io e poi lo libero. No, perché loro hanno una chiave per produrre un impermeabilizzare le ali, devono stimolare la ghiandola di passarsi questo lipido sulle penne per diventare impermeabili. Ma se non lo sa la mamma che fa questo lavoro, un anatroppo non sarà mai in grado di farlo. E non credo che il cittadino più volenteroso sia in grado di fargli vedere questa operazione. Quindi facciamo sempre lipo.it oppure cerchiamo sul sito internet il centro recupero più vicino e chiediamo informazioni a chi è più competente di noi. Assolutamente, questo lo ricordiamo anche per quanto riguarda i caprioli, lì proprio i volpi, qualsiasi tutto, altro animale tutto. Che troviamo nel bosco, prima di prenderlo, portarlo via, assicuriamoci che effettivamente sia ferito e stia male. Se invece parliamo di come comportarci in spiaggia, come essere bagnanti etici nei confronti degli animali, in spiaggia, nei confronti del mare, quali sono i consigli che come Alessandro e come vicepresidente Lipu ci senti di dare? Allora, fase classica, state lavorando anche molto su questo tema, è chiaramente lasciare la spiaggia come la troviamo, quindi non abbandonare rifiuti, anzi se troviamo dei rifiuti nell'ambito in cui andiamo a sostare, portiamoli via. E una cosa molto importante è rispettare le regole, soprattutto quando andiamo a frequentare delle spiagge che si trovano in zone naturali, perché poi le spiagge non vengono frequentate soltanto da bagnanti, ma vengono frequentate anche da diverse specie di uccelli, alcune delle quali scelgono proprio le spiagge per deporre le uova. Penso per esempio al Corriere Piccolo e al Frodino, sono due piccoli trampolieri che arrivano a nidificare proprio nel periodo in cui cominciano i lavori per predisporre le spiagge, e poi i loro piccolini nascono proprio in questo periodo, quindi quando le spiagge sono piene di persone. Quindi dobbiamo fare grande attenzione, se dovessimo vedere delle uova non dobbiamo toccarle, se dovessimo incontrare questi piccoli ulivi che formano la spiaggia noi lo dobbiamo assolutamente. E se abbiamo un cane, tenerlo a guinzaglio, perché è una cosa molto importante. Poi chiaramente noi lavoriamo anche sulle amministrazioni chiedendo che non si facciano pulizie meccaniche in quelle zone dove nidificano queste specie, perché con i cantori si rischia di distruggere le uova. E poi per questi uccellini avere quel pezzo di legno, il sasso, è un punto di riferimento, anche un nascondiglio, perché poi loro non sono animali che possono difendersi, non hanno degli strumenti di difesa attiva, non sono gabbiani che hanno un becco che fa male, quindi la loro difesa è il mimetismo. Infatti molte volte magari uno cammina e non si rende conto delle uova, non si rende conto del Corriere Piccolo, del Fratino in Cova, quindi
dobbiamo fare veramente grande attenzione. Ci raccontavi prima di un momento molto emozionante della tua vita con un fratino. Che cos'era successo durante la pulizia, no, durante la posizione della gabbia per proteggere il nido? Come altre associazioni, così diciamo, gabbie di protezione a tutela di fratino e di corriere piccolo, specialmente di fratino, perché sono molto delicate e poi soprattutto perché vengono poste spesso in mezzo ai bagnanti, quindi possono essere calpestate, così come possono arrivare dei predatori naturali. Allora mettiamo queste gabbie che chiaramente sono fatte in modo tale che i genitori possano entrare. Ma nel momento in cui le stavamo posizionando, ho vissuto un'emozione fortissima perché c'era la mamma che si era brevemente allontanata che cercava di distrarmi. Perché cosa fanno questi uccelli? Non possono chiaramente attaccarti, sono animali veramente indifesi. Fanno quella che si chiama la pantomima, che vuol dire si allontanano, cominciano a strillare e fanno finta di avere un'ala rotta, come per dire: sono ferito, tu sei un predatore, prendi me piuttosto che le uova che ho deposto. Magari il predatore comincia a seguire questo animale fintamente ferito, lo allontana dal nido e quando è sufficientemente lontano può tornare poi ad accudire le uova. Però l'emozione è stata quella di vedere un animale in difesa che cercava di attuare questa tecnica con me, no? E allora veramente un po' di amarezza c'è stata nel pensare mai questi animali indifesi a volte la tecnica magari sulle loro uova, no? Quindi veramente dovremmo ragionare perché non siamo i proprietari della natura, ci sono tante altre forme di vita che poi non richiedono chissà quali spazi, ma semplicemente un po' di petto e poi sono pure specie ombrello, no? Come andiamo a dire, no? Per cui dove c'è il fratino, noi sappiamo che c'è la spiaggia ricca di biodiversità e per tante popolazioni è anche un attrattore turistico, perché magari arriva il birdwatcher tedesco, scandinavo, e sceglie quella spiaggia per andare a vedere anche a distanza il fratino. Quindi magari un'amministrazione intelligente può valorizzare anche la propria costa in questo modo. Quindi si può unire la tutela della conservazione anche a turismo Turismo sostenibile, che sostenibile, sarebbe economia. una cosa veramente. Invece qua nella costa del litorale romano, Ostia e tutta la zona che ci sono stati eventi bellissimi a livello di biodiversità, a livello di animali. Ne vogliamo citare due o tre, giusto per dare un po' di speranza e far credere in un futuro sostenibile e positivo. Sì, sono diversi anni che mi sta regalando delle emozioni incredibili. Ci sono i delfini che ormai sono una presenza proprio fissa, tanto che ormai ci sono anche proprio dei gruppi di biologi marini che portano le persone a osservare i delfini nel mare di Ostia ed è un'emozione incredibile. Poi chiaramente durante si osservano anche gli uccelli, l'abi, sule, insomma, uccelli anche molto, molto importanti. Infatti vogliamo fare qualcosa insieme a loro. E poi nelle ultime settimane è stato osservato il pesce luna, le mante. E un'altra chicca perché proprio vicino al nostro litorale c'è stata una deposizione da parte della caretta caretta. Quindi quella è stata. Stiamo facendo tutti il tifo per questa deposizione, queste nuove vite. E insomma, siamo sul pezzo perché sarebbe veramente un bel segnale. Dopo i delfini, gli aironi rossi, i fischioni turchi, anche avere la caretta caretta, insomma, sarebbe. E anche questo sarebbe un diverso modo di vivere il tempo. No? Perché poi Ostia abbiamo gli scavi di Ostia Antica, una storia meravigliosa, tanti elementi che le persone conoscono, però far conoscere anche quella biodiversità che a volte è nascosta può diventare anche un modo per rivalutare un territorio e valorizzarlo. Abbiamo fatto approvare un codice di comportamento etico, quindi il territorio nei confronti proprio dei cetacei. Quindi se tu esci in barca ti devi comportare in un certo modo. Poi la presenza è bella andarli ad osservare, però devi rispettarli perché sennò passiamo dall'altra parte, no? Quindi ci vuole sempre grande attenzione e conoscenza, per cui è proprio la base di partenza. Senza la conoscenza può essere la conservazione della biodiversità. Assolutamente. Per chi volesse visitare l'oasi Lipu di Ostia, quali sono, insomma, le informazioni, gli avvertimenti che uno deve seguire? Allora, noi come Lipu abbiamo un sito nazionale bellissimo che è www.lipu.it dove poi trovate l'elenco delle osi d'Italia. Dopo la chiusura per l'emergenza coronavirus stiamo riprendendo con le varie attività, chiaramente col massimo della nel pieno rispetto delle direttive nazionali. Però si stanno organizzando volontariato, quindi lì trovate l'elenco delle diverse pagine di Facebook, ciascuna osi. Quindi l'estate ormai
insomma, è pieno del suo svolgimento, quindi è un modo per riappropriarsi di quella natura che per mesi purtroppo ci è stata sottratta, giustamente per una questione di salute, però adesso è proprio bello emozionarsi di fronte alla natura. Grazie mille Alessandro. Ok, allora io vi ringrazio, ringrazio Alessandro per averci risposto, averci illuminato e ci vediamo domani con la pulizia delle spiagge che faremo proprio qua a Fiumicino dopo l'evento di ieri che è stato catastrofico.